Merhaba, Anadolu Ajansı'nı sever. Tabii ki öncelikle hem bir kısa bir maç değerlendirmesini isteyeceğiz, hem de bu az önce İrfan bizi etkilemiyor dedi ama sosyal medyada konuşulanlar sizi ne kadar etkiliyor? Onu soralım bir koç olarak. Çünkü en çok hedef tahtasında konulan isimlerden birisisiniz ama bir gerçekte olmadığını söyledi İrfan ama yine de sizden öğrenmek istiyoruz bunu. Allora, io dicevo prima vorrei che anche il calciatore avesse il mio stato d'animo. Allora, ho letto che un giocatore che è nazionale da 12 o 13 anni come Tosun, che sta giocando, anzi non ha giocato per niente oggi, fino ad oggi in questo torneo, ha detto che questo è il gruppo più bello in questi suoi 12-13 anni. Noi rispondiamo così. Le critiche ci saranno sempre, ci sono le critiche giuste, io personalmente le accetto e mi fanno anche riflettere. Poi ci sono le critiche ingiuste, che quelle mi divertono e mi danno motivazione. Poi perché ci siano critiche ingiuste, perché si voglia creare confusione, possono essere tante le motivazioni che forse conoscete più di me. Quindi noi siamo uniti, non ci facciamo condizionare, siamo molto motivati. Il nostro destino dipende da noi, come ha detto Irfan. Dipende da noi perché non dipendiamo da un risultato di una terza squadra. È solo la partita nostra che conta. Quindi noi siamo orientati e concentrati per rispondere ancora una volta sul campo come abbiamo fatto negli ultimi 10 mesi. Non vi voglio ricordare i vari record che sono stati fatti negli ultimi 10 mesi da questi ragazzi che vanno rispettati e sostenuti ancora. Next question, last row, please. Turkey national team hasn't been in the knockout stages since Euro 2008. Can you please describe the level of pressure you are under ahead of this final group game? Thank you. Io personalmente sono sotto pressione da 17, anzi da quando ero più piccolo, sono più di 30 anni che sono sotto pressione. Le pressioni fanno parte del nostro lavoro, le pressioni bisogna saperle gestire. Sono pressioni positive perché giochiamo per un traguardo importante. Quando ho preso la nazionale probabilmente si aveva il timore di non riuscire a qualificarci. Non solo ci siamo qualificati con un turno d'anticipo, ma ci siamo qualificati da primi in classifica. Siamo arrivati qui, il nostro obiettivo è qualificarci come primo obiettivo e abbiamo vinto la prima partita che non era mai successa nella nostra storia. Domani abbiamo un'opportunità importante, siamo in linea con i nostri obiettivi, dipende da noi, siamo positivi, siamo pronti a combattere e sono certo che i nostri tifosi, quelli veri che sono 99,9%, saranno con noi e ci sosterranno dalla fine, dall'inizio alla fine. Vorrei ricordare ai critici che questa è la nostra nazione, non è la nazione di qualcun altro. Quindi, se volete bene alla nazione, sostenete questa squadra finché è possibile. Non ci sono altre nazionali, questa è la nazionale, questa squadra che rappresenta il paese, questa squadra che ha dato, questi ragazzi che hanno dato grandi soddisfazioni in questo periodo. Abbiamo bisogno di sostegno. E penso anche che i ragazzi lo meritano per quanto hanno fatto sul campo. Çevirecek sonuna kadar mücadele edeceğimizi de söyledi hocamız. Thank you. Next question, please. Here, the third row. Aydınlık gazetesi Burak Özcan. Hocam Arda Güler'i merak ediyorum. Bir sakatlığı var mı? Yarın %100 ile sahada olacak mı? Teşekkür ederim. Ok, risolviamo. Ok, risolviamo ancora anche quest'altra diatriba che è creata ad hoc. Allora, il ragazzo non era in grado di sostenere un minutaggio prolungato, si intende giocando dal primo minuto nell'ultima partita. Ma questo non è che l'ho deciso io, l'ha deciso la parte medica e il ragazzo. Quindi,
poteva sostenere senza correre rischi un determinato numero di minuti, che poi è stato quello che ha giocato. Sempre il giorno successivo, questo famoso video che è venuto fuori, d'accordo con la parte medica e il ragazzo, mi hanno trasferito che non poteva sostenere degli sprint prolungati, come quell'esercitazione preparata richiedeva. Quindi evidentemente il ragazzo si era dimenticato che tipo di esercitazione fosse e pensava che dovesse stare dentro. Ma al momento in cui ha capito e ha visto che era un'esercitazione che non poteva sostenere per non correre rischi inutili, ha fatto il lavoro programmato. Sono due giorni che si allena, il ragazzo è a disposizione e se non giocherà sarà per scelta tecnica, che me ne assumo io la responsabilità sempre. Quindi l'ultima partita non è sceso in campo dal primo minuto, non per scelta tecnica. Yani ek olarak da duyulmadı çünkü. Son maçta da doktorumuz, sağlık ekibimiz ve futbolcu ile birlikte karar verildi. Yani kendisi de karar verdi. Oynamama baştan, maçı baştan. Okay. Next question, first row on this side, please. Çiğdem Günal, TV Spor. Başarılar diliyorum hocam öncelikle. Portekiz karşısında gerideyken santraforlu bir oyun tercih etmemiştiniz. Bu da yer yer eleştirilere sebebiyet vermişti. Kadromuzda 3 santrafor var ve hangi durumlarda santraforlu bir oyun tercih edeceğiniz kamuoyu tarafından da merak ediliyor. Bunu sormak istiyorum. Teşekkür ediyorum. Questa è una domanda intelligente. Allora, per me è molto importante l'equilibrio. Credo che questa squadra più di ogni altra cosa abbia bisogno dell'equilibrio, che l'abbiamo trovato non con un centravanti statico. Quando è statico intendo, no? Classico centravanti statico. Quando è che posso pensare di poter inserire un attaccante con determinate caratteristiche? Quando abbiamo la partita in pugno e abbiamo un possesso prolungato negli ultimi 30-35 metri a squadra avversaria. Çevirecek'te ne zaman forvetli bir oyun göreceğiniz sorusuna, maç bizim elimizde, hakimiyet bizde, rakibin son 30 metre alanında sıkıştırıyoruz. O özelliklere ihtiyacımız olduğunda tabii ki de forvetlerimiz de sahada olacak. Thank you. Next question, third row in the center. Però voglio sempre ricordare che noi siamo tra le squadre più offensive del torneo, perché abbiamo i due esterni che sono più offensivi, che sono più offensivi e difensivi. I due attaccanti che non sono proprio attaccanti sono comunque calciatori più offensivi che difensivi, e abbiamo i terzini più offensivi che difensivi. Yani bizim kullandığımız çevreye de kullandığımız forvetlere bakıldığında da onlarda çok ofansif futbolcular olduğunu da hatırlatmada fayda var. Sadece onlar değil, kanatlarımızda genel olarak çok ofansif bir takım yapısına sahip olduğumuzu da hatırlatırım. Okay. Thank you. Ferhat Kızıltaş, Türkiye Gazetesi. Yarın için başarılar diliyorum. Portekiz maçındaki kaleci tercihi çok tartışılmıştı. Çünkü Altay Bayındır Manchester United'de uzun bir zamandır forma giyememişti ve sürekli yedek beklemişti. Bir diğer kaleci Uğurcan Çakır'ın ise maç sayısı biraz daha fazlaydı. Bu kararı verirken Altay Bayındır'ın Uğurcan Çakır'dan çok daha formda olduğunu mu düşündünüz? Ve yarın için farklı bir karar görecek miyiz? Io non vorrei fare esempi antipatico. In squadra abbiamo dei giocatori che hanno avuto meno minutaggio rispetto a qualcuno che è rimasto a casa. Riducile tu, per favore. Sì. Allora, se vale per il portiere, vale per tutti. Yani şöyle antipatik bir cevap vermek istemiyorum ama daha az dakika almış olan futbolcularımız mevcut kadroda. Yani baktığınızda herkes için geçerli olması lazım o zaman bu kural. Altay con noi ha fatto un'ottima partita in Galles, è subentrato, ha fatto un'ottima partita in Germania, che ha giocato dall'inizio, ha fatto un'ottima partita con l'Italia, un calciatore che ha giocato. Io ho tre ottimi portieri che secondo me
come scelgo, scelgo, accontento uno e scontento due. E questo è un bel problema, è un problema positivo, non è un problema negativo. Çevireyek, bizim 3 tane evet harika kalecimiz var. Birisini seçtiğimizde de tabii ki de diğer ikisi de üzülecek ama bizim de çok tatlı bir problemimiz var bu şekilde. Yani gerçekten 3 tane kaleci dediğimizde bize garanti veren kalecilerimiz var. Okay. Thank you. Next question, third row on the left. Hello, Mr. Monteava. Nun travas boa Portugal. I will do the question in English. Orkun Kokshu told our newspaper a few days ago that he feels that he can play better and he wants to show the level he played at Feyenoord. You obviously saw Orkun Kokshu games last season. What do you think he has to do to recover that level? Is something about the position he plays in the field? Thank you. Con lui è un calciatore più offensivo che difensivo, l'ho seguito anche nel suo club, l'ho seguito anche in passato quando stava in Olanda. Con noi ha fatto due ottime partite, una e mezza, perché poi ha avuto un colpo e è dovuto essere sostituito. E per me è un calciatore che sa trovare lo spazio, può giocare nei due di centrocampo, ma dipende il calciatore accanto, le caratteristiche del calciatore accanto, e può giocare come sta giocando adesso con noi come seconda punta. Yani forvet arkası olarak da oynayabiliyor. Thank you. Next question. Here on third row on the side, please. Emre Tanrıver, GZT Spor. İlk iki maçta savunmada büyük hatalar yaşanmıştı. Bu iki maçtan sonra idmanlarda özel bir savunma anlayışı için çalıştınız mı ve savunma oyuncularıyla özel bir görüşme yaptınız mı? Teşekkürler. Allora, voi giustamente vi focalizzate sugli errori difensivi che ci sono stati, sono evidenti, abbiamo corretti, abbiamo corretti anche preventivamente, per la verità. Però per fare una buona fase difensiva i primi difensori sono i quattro calciatori offensivi. Se i quattro calciatori offensivi fanno un'ottima fase difensiva, anche i difensori sono molto agevolati. Çevireyek, 4 ofansif oyuncumuzun hani topsuz olduğumuz dönemlerde defansif aksiyonları iyi bir şekilde sergilerlerse bizim defans oyuncularımız da, defans hattımız, orta saha hattımız da hepsi daha rahat bir şekilde defansif aksiyonları geliştirebiliyor. Ama dediğim gibi bütün bu hataları da zaten hani gördük. Zaten öncesinden de çalıştığımız konulardı. Onları da düzelttik. Thank you. Next question here on the side. İyi akşamlar. Yarın için başarılar. Rakibimiz iki tane maç oynadı. Ön tarafta iki ayrı formasyonla oynadı. Bunlardan bir tanesi kaybetmek istemedikleri Portekiz maçı. Öbürü de kazanmak zorunda oldukları Gürcistan maçıydı. Birinci maçta çok fazla baskı yediler son bölümde. İkinci maçta da geçişten çok fırsat verdiler rakibe. Biz de yarın maçın belli bir bölümünü tutup kazanmak zorunda oldukları bir maçta silahlarımızı son bölümde saklamak gibi planımız olacak mı yarın? No, noi dobbiamo fare la nostra partita, dobbiamo pensare di giocare per vincere, prepararsi per giocare per vincere. E quindi non si possono fare calcoli mai. Sapendo che la loro strategia durante la gara possa cambiare, magari possono forzare la partita negli ultimi 20 minuti, o se decidono di forzarla dall'inizio, correndo qualche rischio in più, però. Quindi noi siamo pronti sia a un sistema di gioco o una loro strategia super offensiva dall'inizio, sia che possa essere, ci auguriamo, anche alla fine. Vorrebbe dire che siamo in vantaggio. Çevireyek, rakibimiz
Belki hocanın dediği gibi son dakikalara da saklayabilir kendi silahlarını ama bizim her türlü stratejimiz ve belirli bir oyun tarzımız var. Hem maçın başından itibaren hem de sonuna kadar biz avantajlıyız. Thank you. Two last questions from the room. Here, please, front row on the side. Bol şans öncelikle. Portekiz maçı 2-0 olduktan sonra maç bitti gibi bir hava esti. Hiçbir reaksiyon veremememizin temel sebebiyle alakalı mutlaka birçok eleştiri oldu. Sayın Vincenzo Montella bu eleştirileri duydu mu? Ve doğal olarak buradan kendisini olumlu anlamda aldığı eleştiriler nedir? Maçın analizini yaptığında 2-0'dan sonra maçın bizim adımıza bitmiş olmasıyla alakalı teknik ve taktiksel hatalar var mıdır? Ertesi sabah bunu izlediğinde bir öz eleştiri yaptım. Teşekkür ederim. Sinceramente, a Turchel lo dico spesso, io ho bisogno di sapere solo le critiche positive e non le critiche cattive o negative. Non ne ho bisogno perché gli errori e le correzioni le vedo da me. Noi abbiamo fatto, dopo il secondo gol, sicuramente è stato un momento molto difficile della squadra, un gol nato dal nulla, nel calcio succede, non vogliamo colpevolizzare nessuno, sicuramente in quel momento la motivazione è venuta un po' a calare. Poi dopo noi abbiamo fatto una partita che dovevamo fare, abbiamo tirato come loro in porta, loro 12 mi sembra e noi 11, loro verso il portiere 3 volte, noi 3 volte, abbiamo battuto 10 calcio d'angolo noi, 1-1 il Portogallo. Stiamo parlando di una squadra fortissima, di giocatori che sono abituati a giocare ogni 4 giorni a livelli altissimi come intensità, come sono questi tipi di partite, e quindi la differenza è stata che loro sono stati risolutivi e noi no, perché come occasioni ci siamo pareggiati più o meno. Başta çeviriye ek söylüyorum. İlk başta hocanın dediği de bizim Türker abiye de sürekli söylüyor. Bana sürekli pozitif eleştirilerle gel. Onlara ihtiyacım var. Çünkü zaten negatif art niyetli eleştirileri duymaktan keyif almıyoruz. O yüzden duymak istemiyoruz. Okay. Thank you. The last question from the room, please. Thank you. First row here, please. Center. Başarılar diliyoruz yarınki maçla ilgili. Süleyman Durak, ben Kocaeli'den. Türkiye'deki birçok futbol sever en iyi üçüncülükle ilgili hesaplar yapıyor. Sizin düşünceniz nedir? Bir sorun olmadan çıkabilecek miyiz? No, ma noi dobbiamo pensare alla nostra partita, abbiamo un vantaggio, dipende da noi, abbiamo 2 risultati su 3, conta solo questo, non conta altro. Noi sappiamo del sostegno del pubblico, ci dà forza, ci dà motivazione e dobbiamo arrivare alla partita con questa serenità, con questa convinzione e con questo approccio. Thank you very much. This was the last media activity of the day. We'll see you tomorrow for the match. Thank you. Thank you. Mm-hmm.